Oggi abbiamo sottoposto al governo il caso del sito SIN, l'interesse nazionale di Crotone, che si tratta del sito praticamente più inquinato d'Europa, dove da anni si attende una bonifica e lo smaltimento di scorie che derivano da fabbriche chimiche che hanno prodotto rifiuti tossici, amianto, radioattivi. E ancora non è avvenuta questa bonifica. ENI, che è la società incaricata, sta disattendendo gli impegni presi, cioè quelli di portare queste scorie fuori dalla regione, e ancora il commissario straordinario che dovrebbe gestire le operazioni di bonifica non è stato nominato dal governo. Quindi abbiamo chiesto al governo di farsene assolutamente carico, perché Crotone e i crotonesi non possono più attendere. E soprattutto c'è una mancanza di rispetto a territori e a cittadini che hanno pagato con caro prezzo questa noncuranza da parte dei governi che si sono succeduti.